Salve a tutti ragazzi e benvenuti al giorno 3 qui in Don't Starve. È una bellissima mattina e non vedo l'ora di vedere cosa si fa con la Science Machine. Però prima penso che spaccherò un paio di pietre per recuperare un po' di oro magari. Ah, fortunatamente il piccone si è rotto giusto quando non mi serviva più. Bene, vediamo. Oddio, hanno aggiunto molte ricette. Magic, e dei cappelli ovviamente. Prototype. Penso che dovremmo assolutamente provarlo. Haha, un cappello, inginocchiatevi. Allora, come funziona questo? Funziona ancora che gli do da mangiare? No. Allora, calma. Perché non posso, per esempio... Ah, quindi praticamente ho fatto una cosa a caso, però apparentemente la cosa che cambia è che adesso con un nuovo sistema di crafting, straw roll, che non so cosa sia, con un nuovo sistema di crafting non devo più usare l'oro per sbloccare le cose, ma semplicemente mi serve la science machine per craftarle apparentemente. Non so che cosa sia, però sembra una sorta di letto. Ah, ho capito. Cosa serve per dormire? Ok, mettiamolo qua. Bene. Presumo di non poter spaccare la science machine, quindi non posso portarmela dietro. E per questo serve... Per questo serve l'oro, apparentemente. Ok. Allora, recuperiamo questi blocchi di legno. E penso che lascerò qui la trappola, visto che sinceramente non mi serve a nulla. Ci lascio dei semi dentro. Se mai che qualcosa arrivi. Ok. Penso che devo abbattere qualche altro albero, perché sto andando a corto di legna. Ah, ok. Ho anche un bel po' di... di selci, felci, quella roba lì, insomma. Vediamo. Spacchiamo. Spacco tutto. Boom. Ok. Vabbè, sì, piantiamo degli alberi, perché no? In realtà non l'ha piantato, vabbè. Ah, vediamo di tirare giù un po' di roba qua. Potrei mettere gli essenziali in quella borsa, tipo il legno. Metterci il legno. I bastoncini e questi. Sono quelle cose che servono sempre, bene o male. Io quanti alberi riesco a battere? Ok. Prendiamo un alberello medio, tipo questo. Dovrei riuscire a battere senza problemi. Ah, bene. Ok. Semi. Vabbè, questa ascia è inutile. Ah, volevo romperla. Allora, adesso mi serve indubbiamente un piccone. Posso spaccare un po' di questa roba, visto che, non so, serve sempre un po' di rocce, di sassolini. Ok, boom. Potrei anche fare un piccolo pasto. Allora, vediamo quanto dà. 96 va a 108. Quindi da 96 a 108 sono 12. Quindi da 120, 12, 13 da. Ok. Bam. Potrei anche finirlo per liberare un po' di spazio. Ah, queste rocce sono sempre d'aiuto. Tanto posso tenere in stack da 40, credo, se non hanno cambiato qualcosa. Cosa molto probabile, visto che hanno fatto 9000 patch dell'ultima volta che ci ho giocato. L'ultima volta che ci ho giocato, quindi... Ok. Hop, hop, hop. Potrei provare a uccidere i conigli con i sassi. Magari se li lancio muoiono. Sono cose strane in questo gioco. Oh no! C'era un altro piccone. Ok. Bene, ho 40 cosi e...
Se posso raccoglierle qua in giro, non è che me ne servono così tante al momento, sinceramente. Ora, potrei o stabilirmi qua intorno e spaccare un altro po' di cose per tirare su dell'oro, che se non so sinceramente se mi serva effettivamente a qualcosa. Quindi penso che me ne sbatterò le palle per il momento. Invece vorrei trovare una via in cui andare quando è giorno, perché so, qui non c'è niente. Non ho ancora incontrato niente. Eccoli qua. Oh oh. Ok, qua. E poi faccio un ash per... Muori. Essere immondo. Ok. Combattere i ragni non è esattamente... facile. Ah, malissimo. Quanti maledetti colpi d'ascia. Aia, mi stanno stuprando. In caso non aveste notato. Perché sono così tanti ragni? Mio Dio. Ok. Andiamo a scappare intorno alle rocce. È una sciata alla volta. Quando li attacco arrivano in branco. Non penso che si arrivino in branco. Aia. Ok. Non so come sterminarli. Quello del raid. Penso che correrò intorno tutta la notte. Ah, apparentemente. Che non arriva il giorno e questi maledetti ragni se ne scappano da qualche parte. E mi lasciano stare, magari. Ok. Oh, bene. Sembra un posto che... Ok, ora sono forse più o meno al sicuro. Perché non sono spaventati da... dalla maledetta luce questi ragni. Andate via. Non vi voglio. Per arrivare il giorno, fortunatamente. Ok, memo, non andare vicino alle tane dei ragni mentre entra notte, perché è pericolosissimo. Su, manca poco al giorno. Andate via. Esseri immondi. Oh, finalmente. Ecco, bravi, tornate nei vostri buchi di merda. Essere infami. Ok. Un po' di rocce. Un po' di flint, un po' d'oro, insomma. Roba che non fa mai male. Ok, abbiamo di nuovo un nostro bellissimo stack di... di rocce. Se andiamo a rubare l'oro ai ragni. Questo tipo dargli fuoco ai nidi. Ah, rallenta anche sto schifo. Da te? Esseri immondi. Di odio. Ah, vediamo. Non capisco se ci sia... se sono su un'isola o cosa. Che sono passato già di lì. Allora, qui non c'è niente. Stiamo sul bordo così aggiorna meglio la mappa. E c'è anche uno di sti cosi con cui non vorrei avere esattamente a che fare. Prendiamo un seme. Un seme o due. Vediamo se riesco a ucciderlo. Sparito. Dove sei? Eccolo qua. No, non siamo molto amichevole. Se fa i danni che faceva prima, dovrebbe riuscire a ammazzarmi. Aia! Mi ha one-shottato. Non è stata una bella esperienza. Bene, sono già morto. Quindi apparentemente fa molti danni. Così a naso. Beh, penso che riproveremo. Stesso mondo. Questa volta
la mia sorte sarà migliore. Ah, è un po' triste che sia necessario ricominciare tutte le volte, più che altro perché la parte iniziale alla fine è sempre un po' uguale, quindi... Quindi non so, a volte potrebbe essere un po' noioso. Coniglietti, venite che vi squarto. Recuperare un po' del mio equipaggiamento. Allora, bene, il mio errore è stato andare da quel maledetto Tollbird, che fa più di 50. Ho 50 esatti, non so, avevo circa metà vita. Quindi so che mi toglie circa metà vita, quindi posso prendere due colpi da quel coso e muoio, quindi... Tentare di ammazzarlo con l'equipaggiamento attuale non è una... Cioè, con l'equipaggiamento attuale intendo con un'ascia e senza nessun tipo di armatura, non è una buona idea, apparentemente. Ah, posso già fare un'ascia, meglio così, perché vorrei andare a cacciare un po' di conigli. Tu sarai la mia prima vittima. Muori! Boom. Bene. Ma è assurdo come un coniglio intero dia così poca vita e una carota cotta dia 600.000 di... Cioè no, poi... Non intendevo vita, intendevo barra del cibo. Bacche. Posso fare anche il rasoio. Apparentemente è molto economico. Allora, bacche, bacche, bacche. Teniamo su un po' d'erba qua e là. Ok. Una carota, mia carota. Vieni qua. C'è anche un tacchino. Non penso che siano propriamente tacchini, però fa lo stesso. Allora, vediamo di qua. Qualcosa di interessante. Sempre la solita erbetta. Vorrei provare a prendere un'altra strada questa volta, così. Per vedere un po' che cosa c'è in giro. No, stupido coniglio. Ti riflessi poco pronti. Allora, tiriamo su un po' di legno. Lì c'è un'altra carota. Ah! Muori, albero, muori. Ok. Toc, 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 toc. Allora, recuperiamo queste carote che sono il cibo più prezioso, apparentemente. Ah, prendi questo maledetto sapling. Allora. Vediamo, qui sotto... Allora, di là c'era quella via col ponte, quindi questa volta non vorrei andare di là. Per il resto, non so cosa c'entrano questi isolotto. Vediamo. Quadrata, ma che diavolo è fatto? No, non è quadrata, ok. È quasi quadrata. Gli alberi sono microscopici. Alberi più piccoli che abbia mai visto. So di fare un gameplay di BioShock Infinite appena esce. Che ci farò un pensierino. Cosa ne pensate voi di BioShock Infinite? Non so, cioè, a me sembra un ottimo gioco. Cioè, si allontana probabilmente molto da BioShock di per sé. E penso sia una buona cosa, visto che il secondo gioco era praticamente uguale al primo, solo che l'hanno peggiorato un po' tutto. Se l'hanno fatto bene ed è un gioco simile a Dishonored, però con meno stealth e più survival, mi piacerebbe. Però vedremo com'è perché mi sembra promettente. Non c'è niente su quest'isola apparentemente, solo quel ponte malefico. Un'isola circolare, un cerchio perfetto. Ogni volta che l'ho spolpata, qui non c'è più nient'altro. Ok, penso che andrò... Ok, al centro. Prima che venga buio completo.
Allora, lì c'erano le rocce che però sinceramente posso fregarmene visto che c'è l'isola delle rocce dopo, quindi andare a recuperare della roba. Ok. Ah, qui non c'è nient'altro, dove che sono? Andiamo un po' più in giù, mi sa che tutte le carote erano più o meno in questa zona qua sotto. Ah, qui ce n'è una. Oh. Ok. Carota, alberello, e c'è un'altra carota qua nei dintorni, secondo me. Però apparentemente non andremo a prenderla oggi. Campfire qua. Il coso per dormire la notte ce l'ho già, fattibile, o si può fare solo con la science machine? Ah no. Ci vuole la science machine. No, peccato che ci vuole la corda. La corda dove sta? Ah, qui. Corda. Ah, posso fare anche una lancia. Anche un'armatura. Questa non serve male come idea. Un'armatura presto. Nel gioco veramente mi aiuterebbe abbastanza. Allora, abbattiamo sti alberi e vediamo se riesco a farmi una. Un'armatura intanto che viene mattina. Non so se abbiano buffato gli uccelloni lì che fanno una marea di danno. Bam. Questo è andato. Ok. Hop. Ah, perfetto. Allora, vediamo di fare un'altra. Queste. E la log suit. Inoltre dovrei farmi anche il backpack. Olè, sono super equipaggiato. Ah, non posso tenere contemporaneamente tutte e due, ok. Ok, ora mi serve una lancia in caso sia necessità di combattere. Un piccone, un'ascia. Bene, ora sono super equipaggiato. Peccato che debba mangiare magari, perché sennò. Allora, cuociamo queste carote. E le bacche, tutto. Intanto che viene giorno, facciamo un po' di roba. Perfetto. Allora, vediamo queste bacche quanto danno. Ok, penso che mangerò un bel pieno di bacche, 136. Allora, mettiamo qua dentro tutto il cibo. E poi mettiamo la log. Ma. È finito. No, perché? Bug. No, stupidi bug. Il contenuto è stato resettato. Ah, accidenti. Vabbè. È una beta dopo tutto, però. Avrei. Ah, no, è proprio non posso. Ah, non posso averlo neanche in inventario. Va bene. Ah, no, è qua. Ok, per fortuna. Allora, penso che questa log. Però la log suite la posso tenere. Quindi allora, penso che adesso girerò con la log suite qua. Ovviamente non aveva senso che potessi tenere lo zaino in inventario. Ok. Almeno ho salvato il mio cibo. Ho la log suite lì, quindi se devo combattere posso fare uno scambio rapido di oggetti e dovrei riuscire a far funzionare tutto più o meno bene. Ok. Quindi apparentemente siamo diretti all'isola delle rocce. Questa volta voglio stare lontano dai ragni, soprattutto perché sono una pessima presenza. Bene, ragazzi, questo è tutto. Siamo al giorno 2 del tentativo 2. E torneremo col giorno 3. Col giorno 2, parte 2, visto che il video oramai è 20 minuti. Quindi, ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video. Come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!